Siamo arrivati dove era giusto arrivare, perché alla fine quattro partite finite per un possesso, è giusto arrivare alla quinta. Quindi c'è poco da dire. Noi abbiamo delle responsabilità perché abbiamo perso in un momento importantissimo della gara, in cui era importante non fare palle perse, non fare cavolate, invece purtroppo le abbiamo fatte, siamo stati bravi con il quintetto, diciamo, senior a rimettere in piedi la partita. Poi, come sempre, queste partite si giocano su un episodio, un canestro che entra alla fine del terzo quarto, una palla che esce alla fine del quarto quarto. Però la verità è che prima noi abbiamo riconsegnato la partita nelle mani di Mantova facendo giocate sbagliate, prendendo iniziative non giuste con giocatori giovani, che sappiamo che sono giovani. Però se noi vogliamo crescere dobbiamo aiutare la squadra nei momenti difficili, aiutare la squadra nelle partite strette, perché nelle partite quelle di regular season, non voglio dire che sono buoni tutti perché non è così, però la verità è che bisogna essere solidi in partite come queste. Quindi alla fine, secondo me, arriviamo dove è giusto arrivare. Cioè è giusto che fra queste due squadre si giochi una quinta partita. Coach, ti domando, ci sono tante statistiche un po' le snocciolate, quella che ti preoccupa di più è quella dalla quale ripartire. No, ma le statistiche in quelle partite come queste contano relativamente, cioè non sono. Le squadre hanno più o meno mantenuto stesse percentuali. Può esserci una volta che soffri di più al rimbalzo, una volta che prendi più vantaggio, però la verità è che sono i momenti topici della partita quelli nei quali non bisogna fare errori. Invece in quei momenti noi abbiamo fatto due, tre errori, quattro errori, regalato tiri liberi in bonus. Questi sono errori gravi in una partita equilibrata come questa, che poi paghi magari solo per un punto di differenza, ma paghi. Quindi visto che fai errori, è giusto che la partita, cioè che la serie continui, che ci sia un'altra gara che decreti la squadra migliore fra le due. Questo è. Con l'impressione che una volta che siete andati avanti potesse essere sempre parlando di quattro gare equilibrate, l'hai spiegato, no? Sembrava che fosse quello il momento decisivo, no? Ma no, Cos'è perché? mancato? Ma no, in realtà Al di là no, degli perché errori, la diciamo. partita è sempre stata più 3, meno 3, meno 2, più 3, cioè è mancato anche in quel momento lì un minimo di lucidità scegliendo i giocatori giusti da attaccare, però poi non è che dall'altra parte ci sia stato i fuochi d'artificio, come è normale che sia. Queste sono partite dove alla fine i giochi saltano, non si esegue più, bisogna solo trovare un vantaggio e da quel vantaggio procurarsi una giocata che ti possa permettere di finire con la testa avanti. Cioè, le partite di playoff sono queste, nel quarto periodo, negli ultimi 4, 5, 6 minuti, la partita cioè, è finita dal punto di vista dell'esecuzione, non c'è più esecuzione, c'è il riconoscimento delle situazioni, e nel riconoscimento delle situazioni anche lì abbiamo fatto qualche errore che purtroppo alla fine ci ha costato la partita. Però gli errori gravi sono stati quelli prima, quelli che hanno in qualche modo ricreato quello scarto, quel vantaggio, quella confidenza, che invece eravamo riusciti a contenere con discreta attenzione. Lì abbiamo perso il filo del discorso. Quindi poi alla fine la partita, le giocate sulla partita sono occasionali. Una giocata di Marco è stata decisiva, è un pallone che esce, no, non lo è, però questo fa parte del gioco. Un'altra cosa, in gara 5 ti aspetti qualcosa di differente Ma rispetto. chiedila a Giorgio, è qui, Giorgio è qui, te lo dice. Sì. Così Almeno ce l'anticipa, cioè, le partite le avete viste, cioè 68-65, 68-64, 65-59, 60-59, cioè, non credo che si andrà molto lontani da lì, ecco, credo che questo sarà un po' il canovaccio. Chi avrà la capacità di essere più sulla stessa pagina, come dicono gli americani, porterà a casa la serie, e quindi questa è la cosa che conta.